Ecco, siamo tornati live per un altro incidente qui sul raccordo da Afragola-Casoria, doppio senso, prendendo il raccordo per tangenziale e autostrade verso Napoli. Questo furgone in curva, due grossi macchinari hanno sfondato il telone e sono caduti sulla sede stradale. Per fortuna niente di grave. Ci sono qui gli uomini della Polstrada che stanno verbalizzando e comunque dirigendo il traffico e mettendo in sicurezza, anche perché qui il fondo stradale è pieno di olio, veramente pericoloso. Questo è uno dei due motori, l'altro è caduto poco più avanti nella curva, hanno sfondato. Hanno sfondato le pareti di plastica del furgone. Qui sul posto c'è la Polstrada che sta intervenendo sia per questioni di viabilità che per verbalizzare l'accaduto. Ci sarà bisogno, insomma, di altre attrezzature per rimuovere questi grossi, non sappiamo cosa, dei grossi macchinari che hanno perso anche moltissimo olio qui sul fondo stradale. Vedete, qui è stato sfondato praticamente il telone. Che macchinari sono? Generatori. Come? Generatori. Sono generatori, ma lei facendo la curva hanno perso. Sì, andavo piano piano, facendo la curva. È successo. Bene. Ecco, l'autista del furgone per fortuna non hanno investito le auto in passaggio, qui molto trafficato, come vedete c'è tanto olio per terra, ci sarà bisogno di intervenire per risolvere il problema. Tanto prontamente è stato messo in sicurezza, è arrivato anche un furgone delle autostrade. E vedete il secondo motore che ha perso, è andato sul sede stradale, uno qui, un altro poco più avanti. Poteva essere, insomma, una tragedia con auto che sono veramente di grossa stazza, stanno perdendo liquidi. Crediamo che sia olio. Sembrano degli enormi radiatori. Vedete il fondo stradale completamente invaso dall'olio. Situazione pericolosa. Si dovrà intervenire immediatamente. E per il momento è tutto dal raccordo per la tangenziale autostrada della Afragola Casoria verso Napoli. Seguiteci su nanotv.it.